partito, il dorsale numero 49, sali Edoardo del team Franco Pallerini. Thank you.
stampa. Sta per terminare la prova. 61 quattro scuole. Partito cronometro, sta per terminare la prova. 62, registra un tempo di 12:48. Partito 62-63, Papa Antonio, sta per terminare la sua prova. Fermato il cronometro. Sta per terminare la prova, Cicchini. La prova di 13:42. Adesso con la campana per Liliana Edoardo. Tanto invitiamo gli atleti esordienti. Gli esordienti per l'eliminazione dei ripari di portarci alla prova d'accordo. Porta Gordini Federico della società Silverbeck Fratelli d'Italia. Dorsale 36, Barbato Samuele, Ucrani Michael, Metta Francesco, Raviola Mirko, Balboni Mattia, Bone Flavio, Adriano Simone, Stella Lorenzo, Masi Christopher, Comandini Filippo, Porto Davide, San Giorgio Marco, alla volta Michele, Colombaccio Davide, Galli Nicolò, Parolo Marco, Bibi Dagni, Paganelli Filippo, Viglioli Fagnano, Pinazzi Mattia, Venuzzi Riccardo, Zirani Riccardo, Ruggeri Marco, Sofia Riccardo, Passerini Samuel, sono pregati di portarsi la prova a rapporti per l'eliminazione. Intanto l'ultimo atleta, Giulio Daniele, ha registrato il tempo di 12:79. Piccolo giro vuoto. Dello scratch, categoria juniores. Domenica se va alla squadra, ci vanno da mangiare. Domenica. Cioè, la dicevamo a mangiare, non da ricordare. Tentativo di evasione da parte dell'atleta della prima Fontana, seguito dall'atleta della San Gallese, Matteo Anacchiello. Numero 64 Antenini, numero 62 Anapianos, atleta della Siderman.
ragazzi, che sa di applauso a volte non lo vado più. Ale Dani!
squadra Igor Pazireschi, seguito da Edoardo Rossani, Adriano Matteo, un atleta del gruppo sportivo Parmense. Siamo in curva finale, all'uscita della curva, grazie del rettilineo d'arrivo, vedete questo al 16° sprint, scusando la numero 49, 56, che a breve sapremo chi si aggiudica questo. Il sesto sprint. Ed ecco che è partito lo sprint. Vede Igor Vasileschi in testa. Una ruota, un atleta della Villa Fontana, seguito da un atleta della Sidermec. Ed ecco che siamo qua nel rettilineo d'arrivo. Ed è l'atleta il dorsale 56 che si va a giudicare questo sprint. Adesso il settimo sprint. Vedi in testa l'atleta della Italia Nuova, seguito dal gruppo sportivo Parmense e ancora da Basile Stigor. Ha partito lo sprint e adesso stanno percorrendo l'ultima curva. Stiamo per entrare nel rettilineo d'arrivo e abbiamo gli atleti della Roma, Sacchellese, gruppo sportivo Parmense. Ed ecco il suono della campana. Siamo al termine. Vede la coppia al comando dell'Italia Nuova, seguita da un atleta della Sacchellese, Antonio Papa, che si sta lanciando nello sprint. Andremo a scoprire chi si aggiudica questo sprint. Ed ecco, siamo sotto il rettilineo finale, la rappresentazione sprint. Abbiamo il 60, Licata, Massimiliano, Villa Fontana. L'atleta della Parmense stanno per lanciare lo sprint. Ale Dani! L'atleta della Scap fa la cultura. Con la testa della porta siamo all'ultima curva. Ed ecco che Licata, la di solitaria, seguito 49 sali, seguito al terzo posto da ora. Licata Massimiliano sta conducendo in questa sua azione solitaria. E lui, quando la fa, mi piace seguire il gruppo. Ale Dani! Fratelli Vitali, Vigilio Daniele.
Al secondo posto, atleta della San Carlese, Phoenix, Borghi Bike, Anna Triallo Matteo. Per l'Italia Nuova, Borgo Panigale, vince l'Omnium, riservato alla categoria Juniores, Vasileschi Igor. Adesso le nostre miss saranno a consegnare i fiori al nostro vincitore, e visto che non hanno neanche la compagna nessuno delle nostre atleti. Corri più veloce del vento, il vento non ti prenderà mai. Corri ancora adesso, lo sento, sta soffiando sopra gli anni tuoi. Dammi la mano, fammi sognare, dimmi se ancora avrai al traguardo ad aspettarti qualcuno pure. Oh, dimmi cos'è che fa sentire il vuoto, che ti toglie tutto e fa finire il gioco. Dimmi cos'è dentro di te, dimmi perché. Cerchi in questo giorno d'inverno il sole che non tramonta mai. O cerchi in questa stanza.